a te e a tutti ciurma e benvenuti alla Giocherina in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. E quindi eccoci di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa alla fine siamo appunto tornati a casa di Sindri per cercare di pensare ad un piano per poter appunto ragazzi eliminare Heimdall una volta per tutte, perché Kratos su questo non ha alcun dubbio ragazzi, deve eliminarlo perché è una minaccia per Atreus, per suo figlio. Un'idea sembrerebbe essere venuta a Brock e Sindri, che hanno preso una specie di anello da posto che era nascosto in effetti, ma servono comunque altri materiali per poter appunto fabbricare questa cosa che servirebbe appunto ad eliminare Heimdall. E per andare alla ricerca di questi materiali ragazzi siamo andati nel regno di Svartalfheim assieme a Freya e Brock, anche se Sindri è stato parecchio insistente ragazzi di voler parlare lui di persona con questa donzella. Non sappiamo ancora chi sia, di chi stiano parlando, lo scopriremo spero presto ragazzi, in ogni caso quindi non perdiamo più tempo e andiamo a giocare. Allora ragazzi, non so perché, nonostante io abbia salvato la partita quando ci eravamo salutati, mi fa ripartire da qua. Vabbè, in ogni caso cercherò di fare il prima possibile. A few moments later. Allora ragazzi, vabbè, c'era poco da fare per ritornare nella stessa situazione in cui ci eravamo salutati l'ultima volta, quindi dobbiamo riuscire ad aprire quel cancello e credo di aver capito come fare. Dovrei congelare quel geyser e poi far tappare l'altro geyser a Brock. Vediamo se l'idea che mi è venuta ragazzi è giusta oppure no. Quindi bloccato quel geyser. Ancora. Diciamoli di chiudere l'altro geyser. No, ma ci serve la ruota ragazzi. Ok. Perfetto, perfetto. Meno male, meno male. Almeno non ho dovuto perdere troppo tempo a trovare la soluzione ragazzi. Quindi apriamo questo incredibile fossiere. Qua ci sarà qualcosa di super utile ragazzi, speriamo bene. Eruzione di Atlante. Attacco runico pesante. Finalmente ragazzi abbiamo trovato anche l'attacco runico pesante per le lame del caos. Abbatti ripetutamente entrambe le lame sul terreno provocando esplosioni nell'area circostante. Premi ripetutamente R2 per aumentare il numero di colpi. Questo è super interessante. Ovviamente lo equipaggiamo. Tra l'altro qualcuno di voi sotto lo scorso video mi ha anche appunto ricordato che in effetti possono essere potenziati anche gli attacchi runici. Questo lo vedremo ragazzi più avanti, ma me ne ricorderò. E come sempre grazie per tutti i vostri consigli. Quindi che dobbiamo fare Brock? Però posso passare di qua, scusami, perché tu sali da lì? Ci abbiano visti. Davvero? E chi l'avrebbe mai detto? Ma dai, non l'avrei mai detto. Ecco qua, fuori uno. C'è il nido, è vero. È vero, è vero, è vero. Aspetta che carico un po' questo e vai! Ok. Finalmente! Ora possiamo raggiungere la fucina. Su, la donzella attende! Ehi! Perfetto! Senti questa. Cosa? Cos'è che diventa più grande quanto più ne togli? Bene, vediamo. Qualcosa di astratto. Oserei dire l'appetito? No, non avrebbe senso. Non ne vieni a capo, vero? Oh, me l'hai proprio fatta. Come Beota. Si spiscia. Beota. Adoro, vabbè. Allora, adesso quindi ragazzi non ci resta che tornare indietro per poter quindi poi raggiungere ragazzi finalmente questa famigerata fucina e poter eventualmente incontrare questa famigerata donzella. Entrambi insomma, sia Brock sia Sindri ragazzi, impazienti di parlare con lei. E Sindri che ha insistito, ha detto no, ci devo parlare io con la donzella, non ci far parlare Brock. Ma perché? Perché tutto ciò ragazzi? Intanto apriamo qua. Non lo lasceremo di certo indietro. Ok, pezzi d'argento. E adesso possiamo finalmente salire. E vai, andiamo allora. Frizzante! Ne prendo un po' per la donzella. Prendi cosa? Il vento? L'aria? No, idiota! Il rumore del vento. Come? Guarda e impara. Sai, la magia nanica si basa sugli elementi intangibili.
sul rapporto tra ciò che è palpabile e ciò che non lo è. Ok. Si tratta solo di capirlo. Capire cosa? La natura di una cosa è più importante della sua forma. Va bene, Brock forse è più profondo di quel che pensiamo, effettivamente, però... In ogni caso ha catturato... Aspettate. Il rumore del vento... Prevedo guai. Per la donzella, perché prevedi guai? Che c'è adesso? Oh, Gesù, speriamo niente... Cos'era? Astra, oh. Che sai fare? Salve! Ehi! Buongiorno a tutti voi! Mi faccio saltare un po', che dite? Eh? Ok ragazzi, potrei provare l'attacco runico pesante, che dite? Vai, vai, vai! Woohoo! Mi piace! Scusate, ma avremmo un po' di frettina, eh? Ok. Quindi questa donzella è... La donzella della fucina. Non esiste creatura più magica di lei. Già, cerco di incontrarla da quando ero alto, neanche mezzanocken. Ma Sindri non ci ha mai creduto. Diceva che ero troppo sgraziato. Ma quel giorno è arrivato. Mi tremano i calli per l'emozione. Sai, Brock, infatti... non ti ho mai visto così riverente. Vero. Sei nervoso? Cosa? Taci! No, fanculo! Sì, sì, è nervoso. Ok. Beh, a questo punto la curiosità cresce ancora di più, ragazzi. Andiamo. In effetti Sindri ancora non voleva che Brock le parlasse. Per la miseria, ragazzi. Rimango sempre super stupita dalla bellezza di queste ambientazioni, dalla loro magia. Veramente fatte sempre fin troppo bene, ragazzi. Va bene, andiamo e vediamo un po'. Cosa c'è qui però? Aspettate un attimo. Non me la sento di spaccare cose qui. Non so, questo posto mi trasmette una... Non lo so, ragazzi, una magia che... Ecco, non mi vuole fare spaccare le cose. Dai, rammollito, gira la leva. Facciamo. Rammollito a chi? Non funziona. E te cosa pareva? C'è ora? Non lo so, vieni tu, tu sei l'esperto, tu aggiusti devo le cose. Vedere. Sì, scusami. Fanculo. Come l'hai girata tu, l'ho girata io. Tutto da solo? Mi serviranno un paio di cose, seguimi. Ovviamente, ripara questo la leva. È davvero in pessimo stato. È una vergogna, dico io. Scusami. Mi serve la tua ascia per accarezzare il materiale laggiù. Quel materiale è appuntita, lo capirai. Aspetta, aspetta, di che stai parlando? Di quella lì? No, quella non è né argente né appuntita. La donzella, che cosa fa? Lo vedremo presto, dico bene? Ma so questo. Se siamo davvero fortunati, ci darà la sua benedizione. Non me ne dice ogni pezzo, ma quelli che benedice diventano una gioia per gli occhi. Lascia? Quel processo in particolare fu un altro disastro. Ho una cazzata da raccontare pure per quello. Ok, va bene, allora cerchiamo di capire a cosa si stesse riferendo Brock, ragazzi, perché... Oh, qua c'è un corvo di Odino, attenzione! Ecco qua. Ok, questo, parlava di questo? Sì. Vai. Cioè, stavo dicendo prima a Brock, com'è questa donzella tanto conosciuta, tanto adorata, però il posto per arrivare da lei è malmesso e abbandonato? Mamma mia, strano. Vabbè, comunque, ce l'ho Brock, ecco qua. Tieni, bro! Sei l'unica che capiva le mie battute sofisticate. Gran donna lei! A parte per i suoi gusti in fatto di uomini, ovviamente. E certo. Oh, mi serve un pezzo di materiale bronzeo. Lo trovi tra quel legno in frantumi.
tra quel legno in frantumi. A quei tempi, per diventare il migliore, lavoravo finché non stramazzavo a terra. Il tempo passa e c'è sempre meno da dimostrare. Quindi impari a fare le cose con calma. Così hai del tempo in più per le faccende personali, tipo mostrare finalmente chi sei alla donzella. Ok, vedremo se questa donzella avrà tanta considerazione di te. Lui sembra essere molto sicuro. Staremo a vedere. Spero che la ripari in men che non si dica, ragazzi, perché la mia curiosità è troppo grande per poter aspettare ancora. Ok. Ecco qua, Brock. Wow, tieni. Barbetta, ti sei arresa all'indovinello? Quasi subito. Non mi arrendo. Diventa più grande quanto più ne togli, più giusto? Ne togli. Cos'è? Così. Ce l'ho. Il desiderio. No. Come sarebbe? No. Il desiderio aumenta quando ti tolgono ciò che desideri. Cioè, non proprio. Ma sentiamo la tua risposta. Ok, sentiamo allora. Non te lo dirò così in fretta. Ecco. Sarebbe stato troppo bello, no? Va bene, lasciaci pure sulle spine. Ok, mettiamoci al lavoro. Basta girare un'altra manovella e la fucina è pronta. Ma non la vedo. La forma della fucina non si vede, ma a noi serve la sua natura. Okay. E io per poco non gli davo retta. Quindi l'importante è quello che fa, non la sua forma. D'accordo. Ci siamo. Girala. Ci siamo. Giriamo. Vediamo cosa succede, ragazzi. Anche qua sott'acqua. Oh. Dov'è la fucina? Beh? Ecco che arriva. Chi? Io non so che dire adesso che c'è. È bellissima. Spettacolo! Ha bisogno dell'ultimo ingrediente. E cosa manca? Il sangue di un dio. Ah. Porgile la mano. Cambia forma. Grazie. Ce l'abbiamo. Wow! Dalfi, Fretra, quasi mi dimenticavo. Signora, sarebbe un onore se voi poteste
benedire questa lancia. Allora volete... E là! E là! Ma che cazzo? Fingeva che io non ci fossi. Le sirene non parlano ai nostri corpi tangibili, ma a una parte dell'anima. Questa parte forse... Tu non ce l'hai. Tu non la possiedi. Maledizione, Sindri, l'orido bugiardo! Io lo sapevo. Io sono morto. Sono morto, cazzo! E tu che cazzo vuoi? Deve essere benedetta. Sì, beh, chi doveva darci la benedizione se n'è andata a fanculo tra le alghe! Minchia, l'ha capito. Deve essere benedetta da un grande fabbro. Che cosa? No, no, non posso benedire un cazzo! Non possiedo tutti i pezzi dell'anima. La benedizione non varrebbe un cavolo. È la natura di una cosa che conta, non la forma. Oh. D'accordo. Possa quest'arma colpire nel segno. Possa essere brandita con saggezza ed essere riposta quando ha fatto il suo dovere. Torniamo a casa. Wow. È stato magico, ragazzi, era proprio quello che mi trasmetteva questo luogo. Wow. A few moments later. Niente, ragazzi, volevo leggere cosa, insomma, è stato scritto sulla donzella della fucina, ma purtroppo non la trovo qua in mezzo. Niente, vabbè. Ora sai che non posso lasciarti portare la ragazza a casa senza prima una danza. Guarda, volontari! Questo non me l'aspettavo, ragazzi, sinceramente. Adoro. No, che meraviglia, ragazzi. Fantastico. La prima arma che uno spartano studia. Ah, ok. È proprio come ai vecchi tempi. Adoro. Ma questi che brillano. Occhio a sinistra. Bellissimo, ragazzi. E non mi aspettavo che avremmo Dropmir. Produce lance illimitate. Lancia rapidamente con L2. Ah, che figata. Adoro. Ah, e poi possiamo farle esplodere, ragazzi, con triangolo. Vedete, inserisci fino a 5 lance e poi premi triangolo per farle esplodere. Tutte le lance esplodono insieme. Adoro, adoro. Guardate un po', guardate un po'. Wow, che spettacolo. Vai, vai. Minchia, vi faccio saltare in aria, Dio santo. Bellissimo. E sono illimitate, quindi questo pure è a nostro vantaggio. Che spettacolo, ragazzi. Adoro. Bello, resistente, ma non per Dropmir. Adoro. La lancia Dropmir non sembra affatto male per la battaglia. Già. Vediamo se sarà utile anche per uscire di qui. Ok. Cambia arma ed equipaggio tipo la lancia Dropmir in qualsiasi momento premendo giù. Ah, ok, quindi adesso questi ragazzi li possiamo sfasciare. Getta la lancia. Sì, lì sì, dove sì, sembra sì, sì, li possiamo sfasciare con Dropmir. Adoro. Che spettacolo, ragazzi, cioè sono veramente basita. È un'altra cosa che non mi sarei veramente aspettata. Cioè, non ho pensato in effetti a cosa avrebbero potuto fabbricare contro Heimdall, però non avevo pensato ad un'altra arma. Quindi questa la faremo nello stile mi del ha stupito.
Senti, apprezzo quello che hai detto prima. È bello avere degli amici quando scopri che tuo fratello è solo un lurido bugiardo. Voleva solamente proteggerti. Esatto. Non spettava a lui deciderlo. Se uno muore, ha il diritto di saperlo. Fatti coraggio, Brock. Tutti moriamo, molti di noi più di una volta. No, lasciamo perdere. Dobbiamo mettere alla prova la lancia. Dai, c'è bisogno di fantasia. Così, quindi l'ha scoperto, ragazzi. Adesso però non so se in effetti Brock d'ora in avanti ce l'avrà con Sindri. Però appunto, come ha detto Kratos, Sindri lo ha fatto per proteggerlo, ragazzi, alla fine di... Incubo a sinistra! Sì. Ci pensiamo subito. Qui. Qua, vieni, merdaccia! Bello, bello, bello! Aia, mi ha impuzzolito! Sì, 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 miro, miro, aspetta, vai! Oh, minchia, mi è scoppiato addosso il bastardo! Sì, un attimo, un attimo! Aspetta, dai, facciamo scoppiare tutti insieme! Sì, ammazza, ma ce n'è più di uno! Vai, vai, vai! Ok. Fuori uno. Oddio, quanti sono? Oh, aia, tu sorella! Sì, lo so, un attimo, eccolo lì. In arrivo, da dietro! Ehi, mannaggia, regà! Cioè, mi stanno facendo fuori pian pianino sti bastardi. E qua, vedi? Sì, sì. Ecco qua, a posto. Aspetta, ce ne sono altri, di nidi, perlomeno? Ok. Ricarichiamoci un po' la vita e direi che adesso possiamo proseguire. Allora, da dove passiamo? Da qui? Sì. Scagliare una lancia in un punto come quello è il modo più sicuro per rovesciare la situazione all'istante. Sì, sono d'accordo, ma qua c'è un fossile. Ci posso arrivare da qui? Vediamo un po'. Se spacco lì, probabilmente sì. Esatto. Sì, 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 è vero, gli si addice proprio come arma, mi piace. Cioè, e tra l'altro, vi ripeto, mi fa un po' strano perché conoscevamo soltanto il Leviatano e le lame con Kratos. Quindi vederlo con una lancia che è così sottile, così delicata, non lo so, mi fa un po' strano. Però è bello allo stesso tempo. Allora, cosa abbiamo trovato? Lingotto, acciaio e pezzi d'argento. Ok, possiamo andare, amico, ma perché mi hai seguito? Va bene. Ah, ok. Diventa più grande quanto più ne togli. Ah, il tempo? Perché più diminuisce la vicinanza agli eventi, più aumenta il tempo percepito dalla tua mente. No, ora che ci penso sono panzane, fa nulla. Panzane! Come mi diverto. Niente, si spiscia. Chissà se mai riuscirà a risolverlo, sto indovinello. Ok, la distanza adesso è lunga, ragazzi, eh. Oddio. Ciao belli. Che te pareva? Ok, guarda, facciamo così. Ecco qua, direttamente. Bello. A sinistra, fratello. Sì, aia, ecco. Oh, oh, oh. Pizza e merda, che non c'è altro. Ecco. Guarda. A posto. Incubo di me. Via qua, mannaggia. Ok. È stato inquietante. Direi. Sono d'accordo, mio caro. Pronto? Possiamo procedere? Guarda bene quell'affare là. Sì. Trova un buon angolo e colpiscilo con la lancia diritta. Ok. Ok, tieni premuto, poi premere uno per scalare una lancia contro un punto di inserimento. Ah, possono creare nuovi attraversamenti. Visto? È robusta, serve per scalare, dondolarsi, eccetera. Ok, che figata questa. Vedete, sì. Avevamo già incontrato uno di quei buchi, appunto, da qualche parte. Però, ovviamente, non avevamo ancora Draupnir, quindi... Qui non vedo punti deboli. Ma continua a guardare. Aspetta, probabilmente è l'angolazione che è sbagliata. Se provassi a scendere e lo facessi da qua, da qui sì. Bravo! Esatto. Ora puoi avere i tuoi merdi. Mm-hmm. Sì, però dall'altra parte, ragazzi, c'è uno di quegli spiragli che... Uè!
per fortuna, ragazzi, gemma vitale. Però questo coso non lo toccherò affatto, quindi direi che possiamo andare avanti. Non ci vogliamo complicare troppo la vita. Ah, è bloccato. Troveremo il modo di abbatterlo. Solo che il buco è dall'altra parte. Aspetta, vediamo un po' se posso colpirlo da qua. Sì. Yeah. Forse è un po' tardi. Avremmo dovuto avvisare un attimo prima. Un favore da chiedere a entrambi. Poi sì. Siamo pari. Dica. Ciò che è successo giù alla fucina con la donzella. Spetta a me raccontarlo. Intesi? Ok. Intesi. Beh, per un lasso di tempo, forse. Mimir. Ok, va bene. Facciamoci gli affari nostri. Quanto è brutto. Magari quei Grimm lo abbattono. Oh, cavolo. Ho i miei dubbi. Ciao caro. Ti conosco. Sei un veretano da prendere a fendente. Oddio. Tua sorella, mi sono fatta colpire come una deficiente. Ehi. Usiamo anche questa, ragazzi. Magari. Che cavolo. Allora, è che non so. Minchia, raga, sto per morire. Non so se rendo l'idea, ma sto per morire. Niente, volevo colpire. Volevo colpire quell'altro buco qua, questo. E farlo cadere. Esatto. Due troll. Ma è una presa per il. Fratello, no. Per le natiche. Minchia, raga. Greve. Ok, allora, qua la situazione si fa spinosa e complicata. Beh, allora, battiamo prima sto coso, ragazzi, prima che diventi complicata la situazione. Vai, vai, facciamolo esplodere. Minchia, non gli ha fatto un ca. Niente, allora, le lance esplosive, ragazzi, gli fanno poco e niente. Davvero poco e niente. Vai. Ok. E vai. Sì, poi penso, ragazzi, che... Oddio. Aspetta un po'. Ecco qua. Ok. Poi penso che sicuramente darò uno sguardo a... agli attacchi runici. Aia. E i loro potenziamenti. Oddio. Volete fare rissa con due oraccioni come noi? Poco saggio sicuramente, ma ok. Questo è andato giù almeno. Ok, ok, ce l'ho, vai. Approfittiamone, ragazzi, così possiamo colpire anche gli altri. Girati, maledetto. Ecco qua, perfetto, ragazzi. Ecco qua. Ottimo. Sì. A posto. Perlomeno questo è andato. Chi altro c'è? Ci sei te. Aia, tu puta madre. Oh, questo veleno di me. L'ultimo. Che cavolo. Ok, aspetta un attimo. Curiamoci, ragazzi, mi costringono. Ok. Pezzo di... E qua, bastardo. Tanto ti raggiungo lo stesso. Arrivo. Buttalo giù, per favore. Buttalo giù, è sull'orlo di un precipizio. Vabbè, sarebbe stato bellissimo dargli un calcio. Tipo, questa è Sparta. Per oggi ne ho abbastanza del batticuore. Direi. Prendi il bottino, io andrò laggiù ad allestire il negozio. Ok, mi ha letto nel pensiero, ragazzi. Stavo giusto per raccogliere il bottino. Quindi, argent. Questo cos'è? Non lo so. Ok, carica di Uldra. Attacco runico leggero. Un affondo di lancia a lunga distanza che sottrae l'elemento di un nemico. Ragazzi, abbiamo gli attacchi runici giustamente anche con Draupnir. Perfetto, lo equipaggiamo. Ovviamente. Per quanto riguarda la lancia, ovviamente anche questa potrà essere potenziata e tutto il resto appresso. Raccogliamo altro. Gemma vitale. D'argent. Resti di bestia. Questo cos'è? Frammento di amuleto. Un pezzo di amuleto rotto di Yggdrasil. Perfetto, ragazzi. Può essere usato per permettere all'amuleto di contenere incantesimi aggiuntivi. Perfetto. Vedete, ragazzi, infatti abbiamo un nuovo slot. Che cosa ci posso mettere? Niente, abbiamo soltanto questo. Fantastico.
Allora, ultima cosa da raccogliere, pezzi d'argent. Quindi adesso abbiamo la possibilità un attimino, ragazzi, di vedere cosa possiamo migliorare e cosa no. Grazie. Diamoci uno sguardo. Allora, ragazzi, pomi delle lame possiamo potenziarli e ci aumentano di 4 la forza e di 4 la vitalità. Direi di sì. Ecco, fatto. Ovviamente per potenziare Draupnir servirà un materiale specifico che attualmente non abbiamo. Idem per potenziare ovviamente il manico. Quindi questo è a posto. Ok ragazzi, possiamo potenziare il nostro scudo. Ci aumenterebbe di 15 la difesa e di 3 il runico. Direi di sì. Ecco fatto. Possiamo quindi adesso ovviamente ragazzi potenziare l'amuleto di Yggdrasil. Cioè ripararlo, potenziarlo, quello che è. Allora possiamo potenziare ragazzi i nostri spallacci. Ha un costo direi importante perché costa 10.000 pezzi d'argent. Ma ci aumenta di 15 la forza e di 7 la difesa. E direi che è un level up ragazzi che ci serve, quindi... potenziamolo pure, ovviamente così facendo non potremo potenziare nessun altro elemento della nostra armatura, ma fa niente perché di argent ne troveremo sicuramente sulla nostra strada. Ma visto ragazzi che ci si è liberato un nuovo slot per quanto riguarda l'amuleto, visto che ci sono e ho abbastanza argento, mi fabbricherò questo nuovo incantesimo che quindi ha 8 di valore runico, 8 di valore di fortuna e tra l'altro aumenta i danni da mischia di Kratos contro i nemici afflitti da uno stato in base alla sua fortuna. Direi di sì. Credo di aver capito come scenderai. Meglio se io cerco un'altra strada. Ok, amico, come preferisci, basta per finirla a vomitare l'anima. Sono d'accordo, assolutamente. Quindi, amuleto. Adesso abbiamo la bellezza di 2, ragazzi, slot vuoti. Creerò un altro incantesimo più avanti quando avrò più argento, ovviamente. Quindi, inseriamo questo onore di Vanheim. Adesso ovviamente ragazzi anche la lancia Draupnir avrà le sue abilità. Questo sicuramente lo compro. Mentre scatti premere 1 per balzare in avanti e ruotare stanza a un nemico. Questo lo facciamo già tipo con le lame del caos se non sbaglio. Tieni premuto R1 per trafiggere un nemico usando un potente colpo di lancia Draupnir verso il basso. Continua a tenere premuto R1 per trafiggere un nemico con una lancia aggiuntiva. Tieni premuto triangolo per sbattere la lancia a terra con maggiore autorità, aumentando la forza delle detonazioni provocate. È possibile farlo anche quando si preme per un istante triangolo dopo ogni attacco con la lancia Draupnir. Perfetto. Aumenta a 6 il numero massimo di lance Draupnir pronte per la detonazione. Esegui attacchi ravvicinati in rapida successione senza subire danni per potenziare la lancia Draupnir, aumentando considerevolmente l'impatto di ciascun attacco. Sono tutte molto interessanti queste abilità, ragazzi. Allora, per adesso direi che può andare bene così. Mi raccogliamo questa gemma vitale e quindi qui c'è un'altra gemma vitale, tra l'altro, che mi aspetta. Raccogliamola. Quindi non ci resta adesso che proseguire. Quindi Brock troverà di sicuro un altro modo per raggiungerci. Quindi andiamo. Oh, si scende così. Cacchio ridi? Non mi sembrava la risata di Brock, seppure è stata di Brock, è stata alquanto inquietante. Spero solo okay. Che Sindri sia tutto intero quando Brock finirà con lui. È la stessa paura che ho io, ragazzi. Ok, quindi non ci resterà che tornare a casa di Sindri, ragazzi, allora. Sempre se non avremo altre Dove gatte sono da pelare. Quanti? È un buon momento? Voglio solo parlare. Da padre a padre. A proposito, immagina la mia sorpresa quando Atreus è venuto a bussare alla mia porta. Lui sta bene, comunque, e continuerà a stare bene, a condizione che io ritorni ad Asgard in tempi brevi. E inoltre, il nostro amico qui ha... molte ragioni per cui vivere. Ne dubito. Fila via ora e comportati bene. Lancia nuova? Non mi è mai importato di Brock. Ma il suo talento è innegabile. Non toccarla, grazie. Sei qui per parlare. Parla. Tu non vuoi davvero la guerra.
Vero, Kratos? Tutto quel sangue sulle tue mani e su quelle del tuo ragazzo? Io voglio la pace quanto la vuoi tu. Forse possiamo trovarla insieme. Sta mentendo. Lo so. Il nostro ragazzo è proprio come me l'aspettavo. Intelligente, gentile. Sicuro che sia tuo? Scherzo. Dovresti esserne davvero molto fiero. È la chiave per la pace nella nostra epoca, per liberarci da questa storia di fato e di profezie. Mio figlio non è la tua chiave. Oddio, non esistono le metafore nella vostra terra. O meglio, esistevano. Scusami, questo è un colpo basso. So che non sei lo stesso Dio di una volta. E questa è l'occasione per dimostrarlo. Tu ridammi mio figlio, o ti farò vedere che genere di Dio ero. E quale genere di Dio sarebbe Kratos? Che cosa ne puoi sapere tu della divinità? Ti è capitato che qualcuno ti abbia mai venerato? O mai rivolto le sue preghiere? Riesci almeno a immaginare quel genere di amore? No! A te non interessano i mortali. Non ti interessa nessun altro a parte te stesso. A parte il mostro che uccide senza alcun motivo. Hai paura di ciò che non potrai mai sperare di comprendere. C'è da meravigliarsi se tuo figlio non ha nessuna fretta di tornare da te. Non dargli ascolto, fratello. Sta solo cercando di manipolarti. Finchia, bastardo regà. Altezzoso. Completato. Che coraggio presentarsi qui. Perlomeno vi siete dati fastidio a vicenda. Ritorna a casa di Sindri quando sei pronto. Sono sbalordita di nuovo. Neanche questo mi aspettavo. Veramente, ragazzi, succedono sempre cose... Cioè, che poi uno dice ovvio, no? Che debbano succedere cose che non ti aspetti. Però, cioè, qua ci si sono impegnati, perché mai mi sarei aspettata di, insomma, che Kratos incontrasse Odino qui. E adesso, tra l'altro. Regà. Non è mica robetta, eh? Sono veramente sbalordita. Ehi! Guarda qua che mi ha fatto Brock, hai visto? Che bellezza! Aia tu puta madre! Oh! Aia 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 aia! Sì, lo so tesoro, lo so, ma... Attento fratello, ho coperto di Bifrost! Per la miseria! Oh oh oh! Boni un po'! Che cavolo! Niente, raga. Sta andando un po' a merda, se devo dirlo. Perché... Greve. Mamma mia. Sì. Vista? Sapevo che le sarebbe piaciuta. Ma chi non piacerebbe, dai? È troppo bella. Buono. Cambiamo un po'. Che dite? Arrivo. Guarda qua. Ecco, tutto per te, vedi? Di. Ok. È questa l'arma? Una lancia Draupnir? La lancia, sì. Draupnir. Un numero illimitato di lance Draupnir, credo. Dai, ho trovato una porta. Dobbiamo solo scendere con il vagone. Tuttavia, se posso essere sincero, ho paura. Abbiamo creato un'arma per uccidere un dio. Si può dire che stai davvero tornando in te. Ti spaventa? Aiutare un altro dio violento? Temo per te, fratello. Quella lancia può scatenare una guerra. La guerra. Se la cosa non ti preoccupa più, forse Freya ha ragione. Sei sempre stato nei piani dei giganti. Beh, oddio, probabilmente sì.
Evidentemente le cose dovevano andare tutte così, ragazzi. E Odino che comunque viene a provocarci sperando appunto di manipolarci, ma si sbaglia. Si sbaglia proprio di grosso. Ti ricordo solo che non si ritorna indietro così. Dobbiamo scendere con il vagone. Ok, allora qua sotto cosa c'è? Ah, qua sotto probabilmente ci sarà qualcosa di secondario. Va bene, vorrà dire che scenderemo con il vagone allora. Dov'è il vagone? Non lo vedo. È di qua, perfetto. È di qua? Sì, è di qua. Lo sai, io ti avrei battuto. Cosa? Prima, se Atreus non ci fosse stato. Forse. Potremmo andare di nuovo e scoprirlo. No, preferisco di no. Non avevo dubbi. Andiamo, va. Piuttosto. Quindi questa è la lancia Draupnir. Sei pronto a usarla? Sì, per Atreus. Sono solo il suo campione. E non sono un dio. È solo la mia forma. Non la mia natura. Lo capisci? Non sarà certo una divergenza di opinioni a mettere in crisi questa alleanza. Se il piano è di uccidere Heimdall, il resto conta poco. Gira anche notizia che Odino abbia dei sospetti sul nostro piano. Dannazione. Mi è parso di sentire i corvi. Cosa ha detto? Bugie, minacce e altre bugie. Avevi dei dubbi? Atreus ad Asgard, secondo te, è una menzogna? No. Quello temo che sia vero. Allora il resto conta poco. Qui vicino ho visto un passaggio e sopra la baia. Possiamo arrivarci con la tua lancia. Di qua. Ok. A Kratos è rimasta particolarmente impressa la frase che ci ha detto oggi Brock. Bello, insomma. Fa capire che comunque ascolta chi è intorno e che queste persone comunque sono in qualche modo importanti per lui. Molto bello anche il gesto di fargli benedire la lancia. È stato veramente molto molto bello come momento e è stato bello come episodio, devo dire. Intriso di magia e cose che non ti aspetti. In effetti, quindi non ci resterà, ragazzi, che tornare appunto a casa di Sindri. Adesso abbiamo la lancia, abbiamo l'arma che potremo usare per uccidere Heimdall e quindi fare in modo che Atreus non corra più rischi. Quindi quello che mi chiedo adesso è: quindi andremo con Kratos e Freya ad Asgard? Solo con Kratos? Chi ci accompagnerà? Che cosa succederà? Sempre più impaziente di vedere, ragazzi, come continua la storia. Come sempre aspetto un vostro parere qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!